Allora, se voi siete per esempio sulla pagina di OSF, no? Beh, qui vedete ci sono tutti i vari progetti che io ho, no? Adesso quello che voglio illustrarvi brevissimamente è come si fa un nuovo progetto e quali sono le parti che sono all'interno del progetto. Ho già registrato anche, ho delle slide su questo anche, però qui ve lo faccio vedere in maniera interattiva. E quindi, My Quick File è un nuovo menu che è stato creato per caricare dei file da scambiare con altre persone. My Projects contiene tutti i miei progetti. Per esempio, ci sono degli altri corsi, sono i miei studenti, ci sono io stesso, dove essenzialmente carico i dati che poi condivido con voi. C'è la classe di costruzioni idrauliche, cioè, ma vogliamo fare un nuovo progetto, per esempio, no? E allora uno clicca My Projects, ok, e compaiono così, fa Create a New Project. Non c'è niente di più semplice e per esempio questo progetto lo chiamiamo Lezione. E allora lo creo. E dici, beh, keep working here significa stai lavorando dove sei, cioè nella pagina dei progetti, o vai nel nuovo progetto? Beh, vado nel nuovo progetto. Nel nuovo progetto compare un menu in cui ci sono certe cose, i files, che sono poi anche qui sotto, che sono i file che sono caricati qui dentro. Il wiki, che è questa parte in alto, che è dove ci sono le informazioni. Gli analytics che contengono in pratica tutti i collegamenti di tutte le persone che si sono collegate a questa pagina ed è a volte interessante averli, insomma, per avere a capire anche cosa sta succedendo. Registrations significa quando che voi un progetto o una parte di un progetto voi la potete registrare. Questo significa che gli viene assegnato un numero identificativo unico in internet e il progetto viene congelato, freeze in inglese, cioè viene congelato, rimane così com'è ed è fruibile da altre persone, deve essere pubblico appunto, da altre persone nella forma in cui è. Ci sono varie volte in cui si vogliono registrare parte di un progetto. Per esempio io alcune delle esercitazioni che voi farete vi chiederò di registrarle alla fine, in modo che dopo sono lì e quelle sono le esercitazioni. Altre parti naturalmente non sarà necessario registrarle. Contributori è chi vuole contribuire. Per esempio, io dico adesso come contributore voglio, come si chiama lei? Io. Sì? Davide Moretti. Davide Moretti. Ok, allora faccio search e dico vabbè, aggiungo Davide Moretti. E lei c'è già come utente? Ah, vede. E allora faccio add. A questo progetto ho aggiunto Davide Moretti come contributore. Per esempio, io voglio che lui sia amministratore anche di questo progetto e quindi lo metto amministratore, ma vorrei anche, per esempio, potrei anche volere, per esempio, che un'altra persona possa solo leggere e non scrivere per non fare guai su questo progetto. E quindi posso mettere uno contribuisce ma legge solo. Davide Moretti lo facciamo amministratore di questo progetto e salvo i cambiamenti. Dice sì, salvo i salvare i cambiamenti. Certo che voglio salvare i cambiamenti. E a questo punto abbiamo, io e Davide Moretti abbiamo un progetto in comune in cui possiamo aggiungere degli elementi, condividere delle cose e comunicare tutto quello che succede. C'è poi un altro cosa che si chiama add-ons. Allora, gli add-ons sono legati ad alcuni siti. Per esempio, supponiamo che voi abbiate Dropbox
allora qua vi manda tutta una serie di avvertimenti, dice: vuoi confermi che vuoi usare Dropbox? Perché sappi che Dropbox, dopo quell'altro che vede i tuoi file, li può gestire, può cancellarti, può usare i tuoi file. Io dico confermo, non si preoccupi, dopo la cancello, ma comunque no. A questo punto io ho condiviso il mio Dropbox e devo però importare un account del... no, lei non ha qui, bisogna poi dire, lei deve avere il... Sì, in questo caso va a vedere il mio, perché mi sono collegato da me sotto la mia utenza, va a vedere il mio Dropbox. Qui però mi chiede che cosa voglio rendere pubblico, no? Perché per esempio io potrei voler rendere pubblico una sola delle cose. Per esempio vorrei dire che, non so, vediamo cosa c'è sotto qua, video, lezioni di idrologia, beh no, non è quello. Vediamo cos'altro. Sì, comunque posso in ogni caso attivare solo un folder di Dropbox, quindi non tutto il Dropbox che io ho. Oltre a Dropbox ci sono anche GitHub, che è un repositorio per programmi, che vedete, Google Drive, GitHub è quello qua, Google Drive, Figshare, che è un altro sistema di stoccaggio, eccetera eccetera. In generale comunque si condividono i file che sono nel Dropbox. Adesso ci portiamo di nuovo, quindi posso condividere file che ho in repositori vari in giro, dove può essere comodo avere i file, con quelli che contribuiscono al mio progetto. Settings è la gestione del progetto, che si chiama lezione. Qui posso scrivere, sto facendo queste cose a lezione, non so come dire niente, ma per mostrarvi che questo viene poi scritto a commento del progetto. Ok. Posso anche gestire link che ci sono, posso configurare i wiki che sono compari qui, i wiki ne possono avere anche più di uno e contengono delle informazioni che sono relative al progetto. Posso gestire come avere, qui vediamo su ogni progetto, qui non lo vedo, ma forse c'è qua. Vedete, qui c'è questi, chiunque vede il progetto può lasciare dei commenti sul progetto e dei settings che c'erano prima, io li potevo gestire, chi può lasciare commenti o no. Ogni volta che viene fatta la modifica a questo progetto, io posso dire che venga fatta una notifica via email a chi partecipa al progetto, a questo sottoprogetto. E qui dico, sì, manda a tutti istantaneamente. Naturalmente si può anche fare, per esempio, never e daily, a seconda di che cosa si vuole fare. Un'altra possibilità è che si possa ridirigere un link verso una pagina esterna, e anche questa è una questione molto utile che però vedremo fra un attimo.
vedremo tra un attimo quando ci portiamo su lezioni qui principali. Perché qui rimane da capire anche esattamente che cos'è, che cosa succede qui. Beh, sul wiki, il wiki, se si clicca qui, vuol dire che si può editare il wiki. Qui ci si porta sul... Qui si può aggiungere... informazione. C'è un, nella mia pagina c'è un progetto pubblico che si chiama Sandbox, in cui per esempio ho scritto un po' di wiki e si può cercare di capire come per esempio nel wiki si possono inserire dei link, si possono inserire delle immagini e cose di questo tipo. Una volta che ho scritto questa cosa vado qui sotto, faccio save e nelle mie lezioni qua compare questo, si può aggiungere quello. Qui si può aggiungere informazione, cioè quello che ho scritto nel wiki. Si può anche rendere pubblico solo il wiki in modo tale che coloro che visitano possono lasciare lì un documento, qualcosa che dicono che cosa vogliono fare. Questa pagina al momento è privata, ma la posso rendere pubblica. Se è sicuro, mi dice sì, sono sicuro che la voglio rendere pubblica. Se è pubblica, un vantaggio è che la posso citare, e la citazione per esempio è questa: Rigon Riccardo e Davide Moretti 2018, lezione Open Science Framework, e così via. Cioè uno può citare il documento, le cose che ha caricato, con, secondo un determinato stile che vuole. Qui sotto ci stanno i file, qui posso caricare dei file. Adesso non saprei dove pescare, visto che il computer non è mio, ma semplicemente facendo drag and drop da directory, se non vorrei caricare dei file compromettenti o cose, comunque no. Adesso ho perso il file giusto. Questa è la coda del navigator. Sì, forse è meglio che mi arrivi. Come? La croppa. Ah, questo non lo dovevamo vedere. Questo anche lì. Vabbè, però sì, su Jupyter non c'è bisogno di aprire. Beh, ma non ho bisogno di vedere. No, è sempre. No. Sì. Deve caricare un file. No, non avevo detto. Sai niente, di nuovo, la linea di entro. Scusate per l'inconveniente, ma almeno in questo modo troviamo. Proviamo che le cose che ho fatto non sono scomparse. Dal progetto padre o madre che sia,
genitore di questo. Quando io vado sulla nuova componente, la nuova componente si presenta in tutto e per tutto come la componente che l'ha generata, cioè ha un wiki, ha le citazioni, ha uno spazio su cui caricare il file e naturalmente anche uno spazio dove fare delle ulteriori sottocomponenti. Una cosa interessante da notare è che questa sottocomponente è privata. Perché sia pubblica la devo rendere pubblica io. Dunque, tutto il sistema qui, posso creare un sistema di progetti e di sottoprogetti, perché la componente altro non è che un sottoprogetto alla fine, nei quali io posso caricare tutto il mio materiale. Come voi già sapete, avendolo visto dagli altri miei dagli altri elementi, per esempio qui vado su uno dei miei, su questo per esempio io ho tutti i file caricati, come vedete, e qui l'ho strutturato su più componenti, qui in teoria ci dovrebbero essere i miei articoli, non ci sono ancora, quello che c'è qui ci sono i notebook di Jupyter, a loro volta i notebook di Jupyter sono suddivisi in di natura generale, sulle statistiche, sull'idrologia, su esercizi di Shipai, e quelli che voi vedete di solito sono qui. No, non sono qui. Pensavo che fossero lì, ma non sono lì. Comunque i file sono in questo luogo qui. Come ho fatto a trascinarli, li ho trascinati semplicemente su questo simbolo e sono stati caricati. Una cosa interessante è che qui, ma voi l'avete già verificata, è che i file di Jupyter qui sono visibili immediatamente per la consultazione, così pure i file PDF e i file di Word. Quindi lo strumento è abbastanza agile, permette di caricare vari file, di vederli direttamente in internet prima di scaricarli. Poi naturalmente tutto si può scaricare, cioè qui posso fare il download e quindi scarico i miei file, lo posso cancellare. Non chiedetemi in questo momento cosa si può fare il checkout di questo file, se non mi ricordo, lo posso condividere con altri in Facebook, su Twitter, su LinkedIn e per via email, e posso anche controllare le revisioni di questo file e vedere, non c'è nessuna revisione perché questo file è stato caricato una sola volta. Se io però ci caricassi un file con lo stesso nome sopra questo, il sistema si incarica lui stesso di capire che è la seconda revisione di questo file e salverebbe le revisioni precedenti, però io vedo solo l'ultima revisione. Mi pare che si possa concludere in questi 10 minuti, insomma, la presentazione. C'è una presentazione molto più lunga su come si fa tutto questo, che è in inglese però, ma gli elementi essenziali li ho già dati. Per capire per esempio come si scrive su Wiki, si può aprire il mio sandbox che è pubblico e vedere come sono fatti, come è fatto dentro, come è fatta, e comunque da questo punto di vista c'è anche una documentazione in inglese ma molto chiara su YouTube. Vi manderò poi anche il link alle slide, vi metterò le slide che ho fatto che spiegano quello che adesso vi ho detto a voce, e quindi più o meno dovreste avere tutti gli elementi in italiano e soprattutto in inglese per poter costruire la vostra pagina su OSF e poi collegare i vostri progetti, i vostri notebook quando questi saranno necessari con me e con Elisa Stella che è il vostro tutor. E quindi per esempio se voi avrete un problema, che ne so, nel calcolare le curve di possibilità,
Quello che io vi chiederò sarà di caricare su un progetto condiviso il vostro notebook, dopodiché io me lo guardo, me lo scarico e vi do una risposta, altrimenti viceversa voi avreste dovuto venire per esempio con una chiavetta, mandarmelo via email, io lo avrei dovuto scaricare, poi lo avrei scaricato in un file, ma voi essendo in tantissimi poi mi avreste creato una grande confusione di file, perché il vostro file avrebbe avuto il nome del mio file del quale l'avete scaricato, perché nessuno di voi pensa che di dover cambiare, rinominarlo, oppure magari con una semplice eccetera eccetera. Questo dà ordine a tutte queste azioni e ci permette di interagire in maniera più trasparente e di presentare i vostri risultati, poi che dovrete presentare anche in modo più chiaro e coerente, in modo che io li possa accedere, li possa vedere. Direi che per oggi abbiamo finito.